La valutazione medica dell'atleta è tra utilità e libertà di scelta. Noi italiani abbiamo una legislazione particolare, quali sono i vantaggi e anche magari le difficoltà da questo punto di vista? Beh, è una bella domanda. Diciamo, la scelta è una scelta basata sul rispetto della volontà del cittadino, ma ovviamente fatta in maniera tale che la libertà individuale non vada a ledere lo stato di salute del singolo. Quindi in realtà la legislazione che noi oggi abbiamo e che prevede una valutazione medica prima dell'attività sportiva serve proprio a tutelare quella che è la salute del cittadino, inteso come bene comune della società. In questo senso la valutazione medica è intesa soprattutto a prevenire quelli che sono gli eventi cardiovascolari e quindi nelle persone, diciamo, di età giovanile. L'elettrocardiogramma è incluso nella visita di idoneità allo sport, rappresenta un mezzo diagnostico importante perché se opportunamente interpretato, perché ovviamente l'ECG dell'atleta è diverso dall'ECG del normale, beh, se opportunamente interpretato ci dà importanti informazioni, ci permette di eventualmente sospettare anche delle patologie che possono essere poi confermate con altre metodiche. Quindi è sicuramente una metodica di screening che è efficace nel individuare le cause di morte improvvisa. Nell'adulto il discorso invece è molto più complesso perché la cardiopatia ischemica, che è la patologia più importante responsabile di eventi acuti nel soggetto adulto e anziano, è più sfuggente, è più difficilmente identificabile attraverso un elettrocardiogramma e/o una prova d'asforzo. Quindi in questo caso bisognerà che il medico, e soprattutto il medico dello sport che ha esperienza, faccia una analisi del profilo di rischio del soggetto, in maniera tale da dare al risultato della prova d'asforzo un inquadramento più clinico. In questo modo si riesce ad avere una maggiore sensibilità diagnostica. Detto questo, però, c'è da dire che non tutte le casi di diciamo, patologia coronarica occulta possono essere tempestivamente diagnosticate prima. Quindi è molto importante anche l'educazione dell'atleta stesso. In altre parole, il fatto che l'atleta rispetti lo stile di vita più idoneo, più adeguato per fare l'atleta. Il fatto che abbia conoscenza di eventualmente quelli che potrebbero essere dei sintomi di allarme ed eventualmente li riporti al proprio medico. In questo modo ragionevolmente si riesce ad abbattere quella che è la percentuale e la pericolosità degli eventi acuti. E infine, da ultimo, c'è da dire che grandi progressi si sono fatti nell'ambito della prevenzione della morte improvvisa da sport attraverso l'implementazione del defibrillatore automatico. In tutti i campi sportivi e in tutti i grossi centri sportivi, grazie anche alla spinta dalla legge Balduzzi, c'è l'obbligo di fornirsi di un defibrillatore e di fornirsi di preparare un personale che sappia opportunamente utilizzare questo defibrillatore. E questa strategia, insieme con quella dello screening, sono due strategie di prevenzione primaria e secondaria che noi oggi possiamo mettere in campo per la prevenzione degli eventi acuti cardiaci da sport. Diceva prima, durante il suo intervento, che in Europa un grosso centro sportivo su tre non ha il defibrillatore, in Italia invece siamo messi meglio. Non abbiamo dati, diciamo, sulla situazione italiana. La situazione europea, secondo i dati dell'Arena Stati, che è stato pubblicato oramai 3 anni fa, dicono che circa il 30% di stati hanno una situazione che non è ottimale in termini di carenza di piano d'azione d'emergenza, numerosità e disponibilità dei defibrillatori e lontananza dallo stadio al pronto soccorso, cioè l'accesso al luogo di defibrillazione di intervento. Quindi da questo punto di vista, se possiamo adattare questi dati europei anche all'Italia, cosa che non sappiamo con certezza, però sicuramente si può fare una maggiore opera di capillarizzazione della diffusione dei defibrillatori e dei piani di emergenza. Non basta solo la macchina, bisogna formare anche il personale, bisogna in qualche modo formare anche la cultura di chi gestisce, diciamo così, l'evento sportivo e la struttura sportiva in questo senso.